È stato convocato presso la sala auditorium di Palazzo Imperiali il Consiglio Comunale di Latiano, con tre punti all'ordine del giorno. Nel primo punto si è discusso sullo stato del piano regolatore generale. Un primo punto all'ordine del giorno, quello che riparla insomma, di PRG, che stasera abbiamo voluto portare per ulteriore riprova di quegli eccessi di democrazia che contraddistinguono la nostra amministrazione. Nello scorso Consiglio Comunale abbiamo un po' esaurito tutto quanto l'argomento, visto che abbiamo revocato le delibere che davano vita al piano regolatore generale fermo ormai da 10 anni e abbiamo votato all'unanimità l'atto di indirizzo per il PUG, il piano urbanistico generale, il nuovo strumento di pianificazione urbanistica che Latiano si vuole dare. In questi giorni si è detto tantissimo, peraltro altro sicuramente si dirà, e la volta scorsa è emerso quello che è l'argomento che oggi si vuole far passare ai cittadini, cioè il fatto che comunque l'amministrazione avrebbe dovuto portare una sua proposta rispetto al nuovo strumento urbanistico. Evidentemente chi sostiene questo, mi perdoni, ma lo sostiene con ignoranza di materia, in quanto il piano urbanistico generale, nella sua stessa filosofia, è l'esatto opposto in termini di rapporto con la cittadinanza, con il territorio, rispetto al piano regolatore. E cioè, mentre il piano regolatore era una proposta dell'amministrazione, delle amministrazioni comunali, che veniva portata ai cittadini spesso e volentieri anche in termini coercitivi, oggi questo nuovo strumento urbanistico chiede ai cittadini quello che è l'idea della città. Quindi c'è assoluto coinvolgimento di tutte le parti sociali, dei professionisti, degli imprenditori, dei cittadini in generale, quindi di tutto il territorio, in maniera tale che siano loro a dare l'idea all'amministrazione di quello che loro stessi desiderano come sviluppo urbanistico. Poi chiaramente sta a noi tradurlo nel concreto e nel rispetto di quelle norme di legge, di quelle direttive che oggi vengono date principalmente da Regione e Provincia. Il secondo punto ha avuto per oggetto gli impianti e sistemi tecnologicamente avanzati per la produzione di energia elettrica verde da fonti alternative. Il Consiglio Comunale, su un lavoro fatto in questo anno dall'amministrazione comunale, indirizza in maniera chiara quelle che sono le politiche energetiche nel nostro comune. In particolar modo noi abbiamo dato mandato al Consiglio Comunale di deliberare l'indirizzo chiaro verso l'energia fotovoltaica, e cioè impianti di energia alternativa che verranno installati su tutti gli edifici comunali e anche sui terreni di pertinenza del Comune di Latiano. Quindi con l'obiettivo sia di ridurre le emissioni di CO2 chiaramente e di dare valore appunto dal punto di vista ambientale a quello che il lavoro politico questa amministrazione sta facendo, ma anche di creare delle nuove forme di economia anche sul nostro comune, perché questi interventi porteranno dei fortissimi risparmi all'ente e sono tutti soldi che potranno essere reinvestiti in servizi e in altre opere.